Non vorrei bloccare l'entusiasmo di chi nelle ultime ore, dopo le parole di Moncazzo, che io non avevo ascoltato prima di fare il video precedente, quello dove vi ho detto realmente che è alla frutta, che ormai non ne azzecca più da tempo, e che parla per rancore perché non lo hanno fatto mai lavorare nel gruppo Gedi e altro. Mi trovate intanto, scusate. Che subito sono costretto, perché poi bisogna dire sempre la verità, sono costretto a dire la verità, perché naturalmente Moncazzo, quelle cose le può dire agli sprovveduti, a chi non fa giornalismo, a chi non è preparato, a chi deve fare click, agli sprovveduti, che poi fanno brutta figura perché non sanno rispondere, non certo a chi sa rispondere. Alla cena di cui fa riferimento, 3 giorni prima, c'era anche Marotta per l'Inter, ma guarda un po', Moncazzo non lo ha detto. Perché Moncazzo non ha detto che a quella cena organizzata da Agnelli, in quella tenuta, c'era Marotta, e Marotta è stato uno di coloro che l'ha organizzata? Naturalmente io vi dico questo, ma non vi dico altro, perché non lo meritate. Andate da Moncazzo e fatevi dire le verità. Poi Moncazzo, sapete perché? È particolarmente rimbambito. O è rimbambito, o vi percula. Perché il GIP, il giudice per le indagini preliminari, non ha respinto la richiesta di arresto per Andrea Agnelli perché non si prefiguravano i 3 capisaldi della custodia cautelare: pericolo di fuga, pericolo di inquinamento prova e l'altra. I 3 capisaldi no, perché non c'erano i presupposti. Andate a leggere. Non c'erano i presupposti per un'ipotesi di reato. Basta che andate a leggere. Quindi non si configurava nemmeno l'ipotesi di custodia cautelare. Non perché non si presentavano i 3 capisaldi della custodia cautelare, ma perché per non aver commesso il reato. Lo ha detto il GIP. E chiudo. Il resto fatevelo dire da Moncazzo, che vi percula. Ne potrei dire tante, ma io di Moncazzo non voglio parlare, perché mi rendo conto che deve essere ora l'elemento perché vogliono ribaltare quello che ha detto, cioè che la Juventus non poteva essere iscritta al campionato. E quello, poi quello si verifica. Che l'Inter chiamava gli arbitri, la Juventus non li ha mai chiamati. Ditemi una telefonata, fatemela sentire, dove la Juventus chiamava gli arbitri. L'Inter chiamava gli arbitri. E quindi ci accusavano di quello che facevano loro. L'Inter non si poteva iscrivere al campionato 2005-2006. Addirittura glielo hanno assegnato con un comunicato stampa a tavolino. E poi siamo noi quelli che non possiamo essere iscritti ai campionati. Loro falsificavano il passaporto di Recoba, quindi per 11 anni hanno falsificato 11 campionati, ogni partita che ha giocato Recoba, partita persa è un punto di penalizzazione, per cui anche la partita dove loro contestano Giuliano Ronaldo è già vinta dalla Juventus 3-0 a tavolino, perché c'era Recoba in quella rosa. Ancora. Vogliamo parlare di Oriana, vogliamo parlare dello scudetto pseudotale vinto da Conte Oriali, senza pagare 5 mesi di stipendi, e arriva un provvedimento ad hoc. Come G-Identità bianconera fa un esposto perché l'Inter non poteva essere iscritto al campionato, perché non c'erano le coperture finanziarie. È fallita, perché io ho ragione quando dico che è fallita, perché ha oltre un miliardo di passivo e non c'è la ricapitalizzazione, quindi è fallita. Se va la fallimentare a prendere le carte, l'Inter viene
decretata fallita, quindi non lo fanno, ma è fallita. Facile, no? Tutto questo loro non vogliono sentirselo dire. E allora vanno a prendere la bugia di questo soggetto, di Moncazzo, che ormai non sa quello che dice, che è rimbambito e accecato dall'odio, che la Juventus non si poteva iscrivere al campionato. E chi lo decide? Lo decide Moncazzo? Fatemi capire. Lo decide questo che sono 20 anni che racconta balle sulla famiglia Agnelli e non è riuscito mai a capire la diatriba che c'è tra la famiglia Elkan e la famiglia Agnelli. Perché c'è, e ci sono autorevoli giornalisti che la sanno commentare. Tanto è vero che quello che dice Moncalvo non si è mai verificato. Mentre quello che dicono autorevoli giornali come L'Espresso, anche in maniera critica, Panorama, il New York Times, che si è interessato alla famiglia Agnelli, hanno raccontato la verità sul contenzioso anche che c'è della famiglia Agnelli. La Juventus non aveva i bilanci. E toglietemene la curiosità. Quando vi conviene a voi, dite che la Consob ha praticamente contestato il bilancio e poi tutto è stato regolarizzato, no? Come mai la Consob, che è organo ufficiale, non l'ha detto che i bilanci erano falsati? Come mai la Consob non l'ha detto? Lo sa questo Moncazzo? E quei idioti che lo ascoltano? Purtroppo bisogna essere preparati. Mi dispiace smontare l'entusiasmo, mi dispiace. I bilanci li giudicano la Consob, perché la Juventus è quotata in borsa, non li giudica Moncazzo. Uno scrittore, un giornalista, che ha fatto la fine delle botte a mura in canali farlocchi. Dai. Ma davvero vogliamo, dobbiamo affrontare l'argomento in un certo modo? E allora, questa tendenza a voler ribaltare la vicenda. A Calciopoli telefonavano loro e invece dicevano che telefonava la Juve agli arbitri. Mai telefonato, mai. Loro imbrogliavano e hanno l'articolo 6 che era l'illecito, la Juventus non ha avuto mai l'articolo 6, portatemelo, nel Milan, nella Lazio, né tutte quelle che furono contestate in quel periodo. Loro non si possono iscrivere e la Juventus invece è quella che non si può iscrivere al campionato. La Covisoc se n'è andata perché la presidente e la compagna di Viglione, che è il presidentino che stava a bordo campo con Inzaghi e Marotta a festeggiare lo scudetto, tutti e quattro, Chinelli dovrebbe chiamare tutti e quattro, diceva perché ve ne siete andati? Vediamo i bilanci, ma verrà fuori, perché quei bilanci con l'autority saranno vagliati, perché gente in dita bianconera li farà vagliare, perché andremo nel penale, ha detto quello di già identità bianconera. E vedremo che cosa diranno i quattro della Covisoc che sono scappati. E sapete chi era il precedente, ve l'ho detto l'altra volta, quello che era a posto della moglie, della compagna di Viglione? Era un dirigente della Telecom, ve l'ho detto già l'altra volta, ci sono i video. Ve l'ha detto Marietto Rossonero. La Covisoc si è squagliata, perché la Covisoc si è girata dall'altra parte sul fatto che l'Inter non poteva essere iscritta al campionato. Questa è la verità che verrà fuori. E hanno paura di farla venire fuori, perché sono i quattro della Covisoc li arrestano. Questa è la verità, ve l'ho detto l'altra volta e ve lo dico pure adesso. Caro Moncazzo, vecchio rimbambito, o persona
matura e lucida e in malafede. Quelle due sono le cose. O è maturo, lucido e in malafede, o è un vecchio rimbambito. Quindi la Covisoc, per colpa dell'Inter, i quattro, la compagna del presidentino, braccio destro di Gravina, rischiano l'arresto. Perché hanno vidimato l'iscrizione dell'Inter e, se è vero quello che ci dice Jade Identità Bianconero, come è vero, non potevano farlo. Hanno imbrogliato la Covisoc, non guarda i bilanci, stupidi, ignoranti. La Covisoc guarda alle scadenze, ai bilanci deve guardare, per quanto riguarda la Juventus, la Consob, per quanto riguarda l'Inter, la Federcalcio, non attraverso la Covisoc. La Covisoc deve vedere se sono a posto le iscrizioni, l'IRPEF, le tasse ai giocatori, tante altre cose. Per cortesia, andatevi a vedere cosa deve vedere la Covisoc, non i bilanci delle società, che sono autocertificati. Altro che sparno barzellette, ma con me non ce la fate, che io vi faccio il taralluccio così. Con me dovete fare una sola cosa, insultarmi. Perché io vi faccio il culo così, vi metto a figure di merda, a Moncazzo e in Moncazzini. Perché ora, oltre a essere prescritti, dopati, quando li dopava il padre di Moratti, falliti, la fallitese, la pignorata, siete anche i Moncazzini. Questo ormai sono alla canna del gas, sono alla canna del gas, questa è la verità. Perché non andate ad approfondire chi c'era in quella riunione e quella riunione chi l'ha organizzata e perché è stata organizzata? Perché io so perché quella riunione è stata organizzata, ma non ve lo dico, andatevela a fare voi la ricerca. Non lo meritate. Con me avete appeso il ferro a un brutto chiodo. Quindi, cari Moncazzini, trovate un altro cavallo di battaglia. Trovatevi un altro cavallo di battaglia. Perché le cose che dice il vecchio saggio, chiamiamolo il vecchio saggio, che vi percula, ma lo deve fare davanti agli ignoranti, quando non gli si può rispondere. Non hanno nessuna credibilità, perché non ha credibilità, è alla frutta, come vi dicevo nell'altro video. Potrei continuare ancora. Non pagano i bilanci, gli stipendi, e se ne vengono, pagate lo stipendio a Ronaldo. La Juve gli ha dato 90 milioni e perde anche la sentenza all'arbitrato. Ronaldo, andate a vedere chi ha vinto la sentenza all'arbitrato. Imbecilli, pagate lo stipendio a Ronaldo, ma pagate cosa? Ronaldo restituisse qualche soldo alla Juventus, piuttosto, perché ne deve restituire parecchi. Devo ancora continuare. Cioè, quali sono i reati più gravi di cui è accusata l'Inter? La ribaltano e dicono che li fa la Juventus. Sono ossessionati dalla Juventus, perché 9 scudetti consecutivi li hanno distrutti, li hanno maciullati. 9 scudetti consecutivi li hanno ridimensionati intellettualmente. Ci sono le persone intelligenti anche nei tifosi dell'Inter, vabbè, dice questa vince, ma ci sono chi tiene il culo che gli brucia. E 9 scudetti consecutivi, hai voglia che cambate 10 vite, io vi auguro di cambiare 100 vite. Non li vedrete mai.
Questa è la verità. E vi brucia! E dovete, e per salvarvi dal fallimento, già siete falliti, dovete sperare che i santi in paradiso, dovete sperare al presidente della Covisoc, che è la compagna di chi va a bordo campo a festeggiare lo scudetto, Viglione, interista straconvinto. Dovete sperare nel presidente del tribunale, speriamo che non aprano l'inchiesta, devono sperare nel procuratore capo interista, perché se c'è una persona terza già erano finiti, perché già c'è il fallimento, devono sperare, altrimenti stanno con la spada di Damocle qui sopra, pronti ad essere smammati, sbolognati e buttati nella merda dove devono stare, perché questa è una società che deve stare nella merda per troppi imbrogli, e purtroppo ci sono i suoi tifosi che non ragionano. Questa è la verità. Purtroppo questa è la verità. Il marcio del calcio italiano si chiama Inter, lo ha detto il New York Times parlando della Gazzetta dello Sporco. Ma non vi rendete, ma non vi vergognate di non leggere le inchieste. L'Inter è indagata su due filoni e la Gazzetta dello Sporco non lo riporta. Ma non ve lo siete chiesto il perché? Cioè non ve lo chiedete. Siete negazionisti fino alla punta dei capelli. Quella che voi vi lavate, dite che io non mi lavo. Con due docce al giorno. Ma voi vi dovete lavare la coscienza. Non c'è un sapone per lavarla, quella coscienza. Non esiste, perché la vostra coscienza è sporca. Voi avete un solo verbo, l'insulto. Ma ricordate, chi insulta perirà insultato. Ricordatevi questo, perché siete gli insultatori di professione. Avete sparso odio nel calcio. Siete gli odiatori perché siete gli sconfitti. Siete come il marito che trova la moglie a letto e diventa con un altro e diventa furioso, diventa odia, può fare qualsiasi cosa. Questo siete, ma non voglio continuare ancora, che a me mi piace parlare di fatti. No, queste sono, questa è fuffa. La descrizione vostra è fuffa. È fuffa. Ma la cosa più bella, sapete qual è? Che ci sono alcuni, mi dicono, perché io non li apro nemmeno. Ci sono alcuni che hanno vergogna di dire che sono tifosi dell'Inter. Smettono di scuorna. E allora si sottopone, un giorno uno è tifoso del Lecce, un altro dice mi dicono che è tifoso del Bologna, un altro mi dicono che è tifoso del Sassuolo, un altro è tifoso, e non dicono che sono tifoso dell'Inter per sembrare credibili. Ma credibili che cosa? Voi dovete insultare, ma ricordatevi, siete quelli più insultati, vi ha insultati anche il New York Times, e che soddisfazione maggiore. Manco il New York Times è buono, il miglior giornale del mondo, manco quello è buono. Mi hanno insultato tutti. È la squadra più corrotta, più corruttrice, più imbrogliona. Una squadra di galeotti, con sentenze passate in giudicato al terzo grado di giudizio. Vero Liali? Vero Lecoba? Questi sono quelli che offrivano il posto di lavoro a Nucini per telefono. Dai rigore contro la Juventus. In Juventus Bologna. Parla il vicepresidente dell'Inter. Ti abbiamo dato il posto in banca. Ma questo non lo dite. Ah no, non lo dite questo. Ma cosa, quante ne potrei dire? Però mo mi scoccio pure. Francamente, ne potrei dire di tutto e di più. Ma tante cose del passato abbiamo sopportato, che la squadra più corrotta e corruttrice del calcio italiano, che è l'Inter, non è stata punita e non viene ancora punita. Ora è anche fallita. Fallita. Mi assumo le responsabilità. È ufficialmente fallita.
Ora sono le istituzioni che stanno omettendo di ratificare il fallimento. L'Inter è fallito, non ho sbagliato niente. Sull'Inter non ho sbagliato niente, ho detto di meno di quello che poi è successo. Non ho sbagliato niente, mi dispiace per voi. Avete attaccato il chiodo a un brutto ferro. Insultate, ma ricordate che quell'insulto vi ritorna. Mi fermo qui, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessicchio, ad attivare la campanella delle notifiche, a mettere un like se lo ritenete opportuno. Alla prossima.